Ancora un femminicidio nel Salernitano, ancora una donna uccisa per mano del suo compagno. L'ennesima tragedia che si è consumata ieri a Battipaglia ha travolto quella che almeno apparentemente sembrava una famiglia tranquilla, dove non si sentivano urla o non si assistevano a litigate furiose, almeno in pubblico. Una cosa è certa, Maria Rosaria Troisi, 37 anni, è stata uccisa con una coltellata alla gola dal marito, Marco Aiello, di 38 anni. I carabinieri di Battipaglia, agli ordini del capitano Samuele Biletti, dopo aver ricevuto una richiesta di intervento per una lite in famiglia, hanno trovato l'uomo sotto shock accanto al corpo esanime della moglie. I figli della coppia, una bambina di 10 anni ed un bimbo di 8 anni, si trovavano in quel momento dai nonni. I due bambini sono sicuramente le altre vittime di una tragedia immane, improvvisamente, senza la loro mamma e il loro papà, in una casa che non è la loro e con la vita completamente stravolta. Il fendente mortale sarebbe stato sferrato al termine di una lite. L'uomo è stato portato in caserma, dove è stato interrogato fino a tarda sera dal procuratore. Quella di ieri sarebbe stata la prima richiesta d'aiuto arrivata dalla coppia. Mai una denuncia, una lite ad alta voce o precedenti episodi di violenza. Diversi dunque gli scenari che gli investigatori stanno esplorando, ricostruendo la vita familiare. I vicini di casa li descrivono come brave persone, lui era più conosciuto perché in quella strada di villette poco lontane dalla litoranea era cresciuto. Faceva l'idraulico, ma per essere accaduta una tragedia del genere, qualcosa dietro a questa coppia apparentemente serena si celava.